attimo! Di qua, dai! Bene. Sì. Da dove diavolo sono arrivato? Non importa, voglio solo andarmene da lì. Usciremo dal letto. Possiamo arrivare alla prova. Devo firmare. Ehi, sei armata? Certo. Spero tu sappia sparare. Resta vicino a noi. Dobbiamo avvisare gli altri. Stai bene? Sì. Non resisterà. Dobbiamo tornare. Non arriveremo mai a Jack. Dobbiamo sbarrare la porta. Tommy, non possiamo stare qui! Ma i cavalli non reggeranno no, fino a... i miei amici, loro sono in una casa qui a nord. È recintata, il perimetro è fortificato. E dove sta Bolton? Funzionerà.
Io penso alla porta. Bene, tu vieni con me. Andiamo. Forza! E questa invece? A 12 anni ho trovato uno skateboard. Oh. E ho provato a salirci. Così mi è schizzato via da sotto i piedi. Ma e questa cicatrice? Sono caduto sul coltello. Ok. La bruciatura. Me la sono fatta io. Perché? Per coprire un morso. Era qui. Un infetto mi ha attaccata a 14 anni. E indovina? Sorpresa. Sono immune, quindi è rimasta solo un'impronta di denti con grosse cisti e... Au! Fanculo! Cosa? Ehi! Io ti ho raccontato una storia vera. Guarda che anche la mia è una storia vera. Te lo do io un morso. Hai sentito? C'è qualcuno? Jesse? Fermo, aspetta lì, ok? Non venire qui! Ma che... non guardare, forza, girati! Non ci posso credere. Dovreste essere di pattuglia. C'è una tormenta là fuori. Quella è erba. Che ci fai qui? Gli altri contano su di voi, chiaro? È molto importante. Allora perché non sei all'avamposto? Perché Tommy e Joel sono scomparsi. Che vuoi dire? Li abbiamo aspettati un'ora. Cercavo i cavalli e ho visto le luci. Saranno tornati in città? Senza avvertire nessuno, è impossibile. Da quant'è che li stai cercando? Non molto. Ci dividiamo. Ognuno una direzione. Copriremo la zona in poche ore. Non potete andare da sole, è pericoloso. Appunto, se sono nei guai... Ok, io vado a ovest, Dina prova a sud, tu cominci da est, ma usate la testa, ok? Ok. Grazie. Sì. Posso parlarti un attimo? Vuoi che togliamo le selle? No, no, non importa. Affronteremo la bufera. Togliamo il disturbo. Avete spazio, asciugamani, roba così. Hai avuto fortuna. Non ne hai idea. Avete elettricità qua dentro? Dove cazzo sei stata? Ci sono dei pannelli solari. E questi chi sono? Da quant'è che siete qui? Da ieri. Ieri?
Già. E che cosa ci fate qui? Siamo solo di passaggio. Voi due vivete in zona? Esatto, a 2 ore dalla collina. Dovreste venire con noi a fare scorte prima di partire. Ti ringrazio. Sono Mel, comunque. Tommy, mio fratello. Joel. È come se sapeste già di noi. Perché è così? Nora, tutto bene? È andato. Mettetelo contro il vetro. Tommy! Lasciatemi! Lasciatemi! Puta madre! Joel Miller. Chi sei? Indovina. Perché non mi fai il discorsetto che hai preparato? E la facciamo finita. Mettigli un laccio. Forza. Allontanati. Che stupido, stupido vecchio. Me la prenderò comoda. Spero stiano bene. Joel! Tommy! Va tutto bene. Ah, ci siamo. Joel! Tommy!
dove arriva? Che succede? Lascialo! Ma chi è? Lasciatelo! Si è intrufolata! Non c'era nessuno di guardia! Non pensavamo arrivasse qualcuno! Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Falla finita. Vuoi quello che voglio io, vero? Fallo. Ora. Joel, alzati! Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Joel, ti devi alzare! No! No! Thank you.
Ciao. Ehi. Hey. Ti spiace se mi siedo? Vieni. Maria ha paura che non mangi. Lei non può fermarci. Se avessimo gli uomini necessari, le persone in gamba, beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscia. No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'ha eletto sulle loro divise. Forse erano giacche rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Sai cosa? Domani io parto. Se vuoi venire con me, bene. Non hai idea del casino in cui ti metti. Non sai quanto è grande il gruppo. Che armi hanno? Tommy, non mi interessa. Non mi fai cambiare idea. Dammi un giorno. Ne parlo con Maria. Ok? Magari ha qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. Solo un giorno. Ti prego. Va bene. Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok.
Non sono arrivata ai cavalli. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Oh, maledetto Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ok. Arrivare fino a Seattle diventa un problema. Sarà più complicato. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. Ellie. Se vai, ti seguo. Punto. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Ehi, se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene. Andiamo. Io ti aspetto qui. Grazie.
un attimo? Tutto a posto? Sì, è solo... vieni e basta. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto? Già. A piedi? Sì. Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Va bene. Partite ora, finché c'è luce. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo. E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente. E non fungino. 10. Wow. Cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Ehi, un po' di fiducia.